Ok ragazzi, allora siamo alla prova di questo shifter della VNM, ragazzi, avete l'inquadratura da questa parte più extra. Non ho la corona adatta però quello che ci interessa è testare il cambio. Gli innesti, ve lo dico subito, sono netti e precisi. La sicurezza che vi dà questo cambio, due cambiato ho fatto ragazzi, è incredibile. Mamma mia, senti qua. Spettacolare. Questo è il martello di Thor, ragazzi. Non è un cambio. Mamma mia. Senti che innesto, senti che innesto. Cioè qua non lo staccherai mai. Le viti possono cedere, ma mai il cambio. Guarda, con un dito. Netto e... Mamma mia. Vabbè, non guardiamo la mia guida che fa cagare, ma... Senti, senti. Allora, una cosa che ovviamente bisogna dire di questo cambio sequenziale è che si fa sentire, si sente tum 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 ovviamente. Tanto io sto distruggendo la macchina, ma non mi interessa. È bestiale, ragazzi. Veramente è molto divertente, ragazzi. Cioè, è qualcosa di molto figo, eh. Allora, questa levetta in più normalmente è dato da che cosa? Da... Normalmente è il freno... scusatemi, il... per mettere a folle. Però si può usare come frizione o come qualsiasi altro tasto, eh. Potete usarlo anche come freno a mano, ad esempio, se non l'avete. Qui uno lo può utilizzare. Io lo utilizzo come frizione, ad esempio, giusto per testare. Ragazzi, è spettacolare. Ovviamente questo è solo sequenziale, dico purtroppo perché con questa qualità avere un cambio ad H sarebbe stato qualcosa di magnifico. Mamma mia, che goduria! Questo cambio sequenziale, ragazzi, è qualcosa di... Qua potete andare come pazzi scatenati, non si muove. È il martello di Thor, ragazzi. Un corpo contundente. Mamma mia, bellissimo. È fantastico, ragazzi. Poi, se vogliamo aggiungere che c'è pure dei LED qua con il VDVNM, però è veramente qualcosa di micidiale, è veramente qualcosa di assurdo. C'ha una sensibilità e una reattività che... Ovviamente però, adesso vi faccio sentire il vero rumore. Guardate qua. Abbastanza rumoroso, anzi addirittura potrei calcolare decibel. Fa questo cambio. Allora, questo è il cambio del GSI da vicino, sono 72 ho registrato massimo. Il cambio sequenziale c'è stato un picco di 76, quindi comunque si sente.
anche se la mia voce 80, 81, 82 è quella che fa di più, però pensate, cioè, picchi fino a 72. È come se foste, qui mi indica, al ristorante. E invece il cambio, conversazione da ufficio. Interessante. Sì, sussurro addirittura. Conversazione da ufficio per il GSI. E ristorante per quanto riguarda il sequenziale VNM. Però, ragazzi, il feeling è pazzesco, è pazzesco. La levetta in più qui, poi anodizzato in colore rosso, è una figata. Non vi ho detto, ma qui c'è la possibilità. Io l'ho fissato con le viti qui sul supporto mio, ma c'è la possibilità di avere dei supporti rossi per poterlo fissare. Cosa aggiungere, ragazzi? Che onestamente è massiccio. Ed è molto bello, mi ha impressionato, ottimo, veramente prodotto. Quindi ragazzi, per questa prova di questo cambio sequenziale, se vi è piaciuto, ovviamente lasciate un pollice in su, non esitate a lasciare un commento, ditemi che cosa ne pensate e come al solito iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!